come l'ha detta il sindaco, io sono anche contento, così Marco non mi telefona più. E abbiamo oggi plasticamente dimostrato come quando le istituzioni lavorano insieme, prima ancora che l'appartenenza politica e geografica, conta la competenza, la capacità di fare quello che si promette e di realizzare quelli che persino a volte rimangono dei sogni. Per un amministratore pubblico inaugurare una scuola è una delle soddisfazioni maggiori, anche perché direttamente rispondi a coloro che sono il nostro futuro, cioè i nostri figli, i nostri nipoti. Una scuola bella, sicura, accogliente, moderna, aiuta anche la capacità di insegnamento e di apprendimento, vale come per le abitazioni o i luoghi di lavoro di ognuno di noi. E noi abbiamo bisogno di scuole belle, nuove, moderne, funzionali, sicure, che garantiscano il massimo di capacità di apprendimento per gli studenti e di insegnamento per il personale docente, a cui voglio dire grazie. In un paese che li paga troppo poco rispetto ai loro colleghi in Europa, e vorrei dire alle famiglie, ai genitori, fidiamoci un po' di più. Noi dobbiamo pretendere da chi in una scuola insegna, chi la dirige, il massimo di responsabilità, di serietà e di competenza, anche perché gli affidiamo i nostri bambini per tanto tempo del loro anno. Ma io, che sono del 67 e ho appena compiuto 57 anni, quando ero bambino o ragazzo, se andavo a scuola e avessi preso un brutto voto, i genitori se la sarebbero presa con me. Oggi vedo un po' troppi genitori che, se vanno male o non benissimo i loro figli a scuola, se la prendono direttamente con gli insegnanti. Guardate, è un tema di fiducia reciproca nelle istituzioni, che ad esempio chi svolge il mio ruolo, quello di Enzo Lattuca, di Marco Baccini, degli altri sindaci e sindache presenti, sente molto, ovviamente, in prima persona. Cominciamo a discutere con Marco tanti anni fa. Io fui eletto la prima volta a novembre del 2014, sono passati poco più di 9 anni, e l'idea di costruire un edificio in un piccolo comune, peraltro di montagna, sembrava, per le dimensioni che vedete alle nostre spalle, per la qualità di quello che è stato realizzato, anche per la capacità di farlo pensando al mondo di domani. Vedo e leggo che c'è chi nega persino i cambiamenti climatici. Basterebbe fargli vedere le foto delle Dolomiti e delle Alpi un secolo fa, 50 anni fa, 20 anni fa, e oggi, rispetto anche solo alla presenza dei ghiacciai. Ma basterebbe raccontare quello che ci hanno detto gli scienziati, a cui abbiamo affidato lo studio del report della tragedia che è avvenuta a maggio. 4 miliardi e mezzo di metri cubi d'acqua caduti in poche ore, 4 miliardi e mezzo di metri cubi d'acqua, valgono, lo dico in un territorio che la conosce e la conoscete bene, come se 11 dighe di ridracoli tutte insieme fossero state scaricate contemporaneamente sulla Romagna e parte dell'Emilia. Sono fenomeni che, ci hanno spiegato, hanno una portata di ritorno, come dicono gli esperti, di ogni 500 anni. Le due alluvioni insieme, ricordando anche quello un po' più lieve ma grave, di 15 giorni prima, ogni 1000 anni. Noi abbiamo il dovere di corrispondere a un mondo nel quale, se vogliamo ai nostri ragazzi e bambini lasciare il bene più prezioso che abbiamo, cioè che è il pianeta, in condizioni vivibili, dobbiamo combattere l'inquinamento atmosferico, che è parte, per gran parte, fonte dei cambiamenti climatici così disastrosi. E per questo il fatto che una scuola, nel proprio piccolo, ma ogni piccolo fa diventare un po' più grande il resto, abbia un efficientamento energetico che la porti a risparmiare tanto di emissioni di CO2 e addirittura utilizzare fonti rinnovabili, che è la vera scommessa che noi dovremmo mettere in campo. Abbiamo come regione appena approvato un piano regionale, potrebbe dirlo Lia Montalti, che ci ha lavorato e che è qui di fianco a me, da 4 miliardi e mezzo di euro di fondi i prossimi 3 anni, che servono alle imprese, servono ai comuni, servono ai cittadini.